Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video sui trattamenti viso del periodo, quindi vi mostrerò le varie maschere che sto utilizzando e vi dico per cosa sono indicate, quindi trattamenti viso specifici per ogni esigenza. Partiamo con questa maschera di Biofitorelax della linea Idroavena, pelli secche e disidratate. Vi faccio vedere il flacone che è un tubo da 75 ml. Io questa l'avevo acquistata in sconto a 5,90 euro, quindi un ottimo prezzo. Va un pochino shakerata prima di utilizzarla, perché almeno la mia, poi non so le altre, quando l'aprite esce un pochino di liquido prima che arrivi la crema, quindi io vado semplicemente a shakerarla. Vi faccio vedere il colore, perché ha un colore particolare, è un rosa cipria. È una maschera assolutamente cremosa, quindi anche confortevole da applicare, si stende molto bene, va lasciata in posa dai 5 ai 7 minuti e poi va sciacquata con abbondante acqua. Io solitamente utilizzo una spugnetta per rimuoverla. Questa maschera ha come ingrediente principale l'avena, che ha proprietà disarrossanti, antiprurito, proprietà emollienti. E poi contiene acido ialuronico per andare a idratare la pelle e argilla rosa che ha questo potere purificante, però non aggressivo. Infatti è indicata tranquillamente per pelli sensibili e va anche a stimolare la produzione di collagene. Questa maschera è indicata per chi ha bisogno di idratazione, quindi per pelli disidratate. Soprattutto anche in questo periodo un po' di sbalzi di temperatura, che quest'anno va così, magari avete la pelle un pochino disidratata, questa maschera va assolutamente bene. Quindi una volta che l'andate a rimuovere avete la pelle reidratata e bella luminosa. Non è una maschera per chi ha bisogno di nutrimento. Se avete bisogno di nutrimento, questa non va bene, cioè è prettamente una maschera idratante. Se dovete anche nutrire la pelle, ve ne faccio vedere una dopo più indicata, perché questa potrebbe risultare un po' poco, cioè è proprio una maschera per pelli disidratate, punto. E a me sta piacendo molto e la utilizzo con soddisfazione quando sento la pelle particolarmente tirare o comunque una pelle che ha bisogno d'acqua. Un'altra maschera sempre di Fitorelax, la Multivitamin ACE. Questa è una maschera che è indicata per pelli spente e impure, quindi ha un'azione sia purificante che illuminante. Nonostante contenga argilla verde e bianca, non va a seccare la pelle, perché anche all'interno degli oli, oltre alle vitamine indicate, e quindi non vi va ad aggredire la pelle o a farvela tirare. Io che ho una pelle normale, in alcune zone un po' più secca, non ho avuto nessun problema con questa maschera a livello proprio di aggressività, diciamo, sulla pelle. È una maschera che ha un colore proprio grigino. Anche questa è cremosa, ecco, questo è il colore, è un color tortora, ma comunque il colore è abbastanza relativo. Questa si stende bene, va lasciata in posa una decina di minuti, dai 10 ai 15 minuti in base alle esigenze, e ha una bella azione purificante, devo dire. Io la utilizzo solitamente in quei giorni del mese dove ho qualche brufoletto e mi va a lenire, più che altro, non è che me li fa scomparire, però mi va a lenire e tende a farmi seccare prima i brufoletti, e ha anche questa azione illuminante, quindi una volta che vado a rimuovere la maschera la pelle è bella compatta e luminosa. Questa anche mi sta piacendo parecchio. Devo dire che i trattamenti che vi farò vedere, a parte uno, sono tutti trattamenti che sono promossi per me, perché ho notato proprio un risultato buono, e quindi per me sono tutti trattamenti assolutamente positivi.
Poi, per quanto riguarda appunto la maschera nutriente, vi parlo di questa delle Driadi all'avena e calendula, maschera nutriente viso, questa che è una monodose da 10 ml, monodose tra virgolette, perché se fate solo il viso può funzionare anche per 2 volte. Io l'ho utilizzata tutta, perché ho fatto anche collo e décolleté, però se avete bisogno di andare a nutrire solo la pelle del viso va bene anche per 2 volte, secondo me ci state tranquillamente. Questa mi è piaciuta tantissimo, ha una profumazione che è la stessa della Mist Viso che mi piace tanto, va proprio ad ammorbidire la pelle e a lasciarla bella nutrita. Cioè, io la vedo indicatissima anche in estate per le pelli proprio bisognose di nutrimento. Dà una morbidezza incredibile alla pelle e vi lascia proprio la pelle bella, luminosa. Cioè, anche questa maschera ha proprio quell'effetto di, idratazione, più nutrimento, più luminosità. Contiene burro di karité, contiene olio di macadamia, estratti ovviamente di avena e calendula, e devo dire che è veramente una maschera buonissima. Per quanto mi riguarda, mi è piaciuta molto e non lascia assolutamente la pelle unta, quindi per me è super promossa. Poi, passando invece a 2 maschere in tessuto, vi parlo di queste due di Aromatica. Io ho utilizzato quella alla calendula e quella al sea daffodil, che sarebbe il giglio di mare. Queste maschere le avevo ricevute da The K Beauty. Allora, questa alla calendula ve l'ho fatta vedere nel video scorso, me l'ero portata al mare ed è fatta in questo modo. Ha un tessuto altamente compatibile con la pelle, penso che sia il Lyocell, proprio la specifica del tessuto, e questa sta su benissimo da sola, non ha bisogno del reggimaschera, è molto molto sierosa, quindi io ci ho fatto 2 volte, c'è molto siero nella confezione e ho utilizzato la maschera 2 volte, l'ho chiusa bene e non mi ha dato nessun tipo di problema. Questa l'ho utilizzata come maschera dopo l'esposizione solare e mi è piaciuta molto perché mi è andata a lenire la pelle, disarrossarla tra virgolette, perché comunque non avevo dei grandi rossori come vi ho detto in quel video, però ha fatto un buonissimo lavoro sia a livello di reidratazione sia a livello lenitivo. Quindi questa devo dire che è stata una maschera assolutamente promossa. Ha anche proprietà antinfiammatorie perché contiene verbena, camomilla, rosmarino e centella asiatica. Sto leggendo ovviamente perché tutte queste cose non me le ricorderei, quindi ho preso appunti e vi sto appunto dicendo tutto, spero nella maniera più precisa possibile. Questo sheet mask, come vi dicevo, è fatto il Lyocell, che è una fibra di derivazione vegetale, molto confortevole ed ecologica. E quindi questa mi è piaciuta. Al contrario di questa, che invece non l'ho apprezzata più di tanto, questa dovrebbe essere idratante e anti-aging, contiene giglio di mare con estratti fermentati, poi contiene aloe vera, ceramidi, vari estratti botanici, ha proprio questa funzione anti-age, ristrutturante, tonificante. Io non l'ho vista. A me urtava il fatto che mi lasciasse la pelle particolarmente appiccicosa e quindi a me quando dopo una maschera mi rimane la pelle appiccicosa non mi piace, cioè al di là che poi vado ad applicare un siero o in questo caso il siero è già quello che c'è nella maschera, lo dovete andare a spalmare quando la rimuovete, quindi il siero in questo caso no, però vado ad applicare magari un olio o una crema, il fatto che a me rimanga la pelle appiccicosa mi dà fastidio. E al di là del fatto che la pelle rimanga appiccicosa, non ho notato assolutamente nessun beneficio. Quindi,
Questa per me è un no, mentre quella alla calendula è assolutamente un sì. Parlando invece di una maschera molto fresca che ritiro fuori in estate, solitamente, vi parlo della Natura Siberica Cold Mask, quella a meno 30 gradi, di questa maschera ve ne ho parlato l'anno scorso. Mi piace tantissimo. Allora, questa maschera è veramente fresca e vi consigliano anche di metterla in frigo per avere una maggiore freschezza. Io solitamente non la metto perché già così mi ghiaccia la faccia, quindi non oso immaginare mettendola in frigo. Ha una profumazione fantastica di frutti di bosco, cioè proprio lo yogurt ai frutti di bosco. Questa è la consistenza. La sto terminando anche perché ce n'è in uso dall'anno scorso, ma utilizzandola solo d'estate mi sta durando davvero tanto. Questa ha una funzione liftante e vi rimodella proprio l'ovale, cioè vi tira su la qualunque. Questa maschera qua è bellissima, mi piace tantissimo perché vedo proprio questo effetto lifting che è prepotente, cioè funziona. Contiene cambiale nero, quindi fonte di minerali e vitamine, penetra in profondità, aumenta la produzione di collagene e ha una forte protezione antiossidante. Contiene anche l'olio biologico di menta piperita, che appunto è questo che vi dà quell'effetto tonificante e rimodellante anche, e proprio anche idratante come maschera. Mi piace un sacco. L'avevo acquistata su Magie di Sapone. Ovviamente, come sempre, vi dico, nell'info box vi metterò tutti i dettagli di queste maschere. Mi raccomando, leggete l'info box perché delle volte capita che ricevo delle domande e ci sono già scritte tutte le cose nell'info box oppure le dico nel video, quindi io cerco sempre di rispondere a tutti, però se sono cose che ho già detto nel video o se sono nell'info box, per favore guardateci perché così insomma facciamo meno fatica. Anche perché richiede impegno mettere sempre tutto nell'info box e quindi insomma utilizzate l'info box, vi prego. Poi, altro trattamento viso top del quale vi ho già parlato recentemente, il Lux Enzymatic Peel di Eterea. Questo è l'unico peeling che faccio durante l'estate. Non utilizzo scrub meccanici, non utilizzo peeling a livello proprio di acidi. Questo qua agisce come esfoliante e levigante enzimatico. Dovuto alla bromelina e la papaina, quindi assolutamente fattibile in estate. È una formulazione trifasica, un gel che si trasforma in un olio che poi diventa lattiginoso e andate a sciacquare. È levigante, illuminante e nutriente, quindi questo ha tutte le proprietà che volete. E mi piace un sacco, cioè proprio questo l'ho andata a massaggiare sul viso, comunque ve ne ho già parlato, adesso faccio una parentesi, ma ve ne ho parlato nel video dei prodotti top. Andate a massaggiare sul viso, lo lasciate circa 3 minuti più o meno, poi dopo con i polpastrelli un pochino inumiditi andate a massaggiare la zona. E la pelle nuova praticamente dopo questo peeling e nutrita allo stesso tempo, quindi non è un peeling che va a aggredire la pelle assolutamente, va benissimo anche per pelle sensibile. E poi, come dico sempre, le cose vanno testate perché ognuno ha le proprie reazioni, però questo a me piace tantissimo. Contiene burro di karité, olio di argan, olio di melograno, vitamina E, olio di riso. È proprio una maschera nutriente e rigenerante che consiglio tanto. Sempre in quel video famoso vi avevo parlato anche di questa maschera di Darphin, la Lumiere Essentielle, che è in due fasi. È una maschera purificante e illuminante, quindi avete la fase 1 che adesso vi rimostro. Avete la fase 1 che è quella con l'argilla, quindi va a purificare,
E la fase 2, che è quella che contiene i vari attivi illuminanti, questa si fa in 10 minuti perché tenete sullo step 1 5 minuti, lo step 2 altri 5 e la pelle risulta proprio purificata e illuminata. Per chi si stesse chiedendo le differenze tra le due, perché bene o male sono due maschere purificanti e illuminanti, come risultato sono abbastanza simili. Mi piace di più quella di Garfen, però, perché in questo periodo è più fresca, proprio una maschera più fresca. Questa la vedo un po' più autunnale, diciamo, come consistenza e confortevolezza. Questa invece è più estiva e primaverile. Il risultato, diciamo, che è praticamente simile. Quindi pelle purificata e illuminata. Proprio ieri mattina mi sono arrivate queste due maschere troppo simpatiche. Sono maschere a fette che mi ha mandato The K-Beauty. Praticamente questa è alla fragola. Maschera per il viso, per una pelle splendente e viva, idratante e purificante. Sono due fogli, ovviamente devo ancora utilizzarle, poi vi aggiornerò, però ve le volevo far vedere perché sono troppo carine. E questa al kiwi, idratante e rivitalizzante, con vitamina C. No, sono troppo simpatiche. Vabbè. Vi farò sapere. Io intanto vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di esservi stata utile. Vi metterò tutto nell'info box, guardatelo. E se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!